Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al nostro appuntamento con il Rassegnone. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati, ma soprattutto fatelo perché siamo campioni d'Italia. E detto questo io direi di iniziare subito come sempre dalle nostre italiane, con la Gazzetta dello Sport che apre con un'intervista esclusiva e titola L'Inter e il rap scudetto. Lukaku, ho suonato tutti. Questo titolo è come un verso di J-Ax, se credi in te alla fine ce la fai. Abbiamo vinto con pazienza e sacrificio le regole della mia musica. Ancora a fianco, Mu chiama Gigio. È senza squadra. La Roma prova il super colpo grazie a José. Ancora sotto, Sarri si sente della Lazio. Fa già il mercato contare. Ancora a fianco, Allegri vede Agnelli. Parte il piano per la nuova Juve. Bonucci Chiellini verso la conferma. E ancora sotto, conclude, Milan per Tomori chiesto lo sconto. Fatta l'offerta a Giroud per 2 anni. Continuiamo poi col Corriere dello Sport che apre Blitz della Lazio, Sarri è più vicino, risolto il contratto con i bianconeri, 2,5 milioni al tecnico. Il DS Tare in Toscana a casa dell'allenatore ex Juve, accordo in vista su ingaggio e piano di mercato. Ancora sotto poi continua con l'articolo principale, il caso dell'estate, cosa ha spinto Donnarumma a chiudere col Milan? Gigio, ecco la verità, via per crescere. La Juve ci riprova, il Barça lo affascina. L'effetto arredamento, la voglia di diventare il numero uno al mondo, i tentativi di Raiola che non ha potuto incidere sulla scelta. Infine poi chiude la pagina in chiave nazionale, europei, Portogallo in semifinale, Under 21, che peccato la resa supplementare. Continuiamo poi con tutto sport e concludiamo il giro delle italiane, che apre sempre in chiave nazionale, Under, che beffa. Nei quarti degli europei, azzurrini irriducibili e sfortunati contro il Portogallo. Grande rimonta nei tempi regolamentari, poi nei supplementari, in 10 per l'espulsione di Lovato, il 3-5 finale. Ancora sotto si va in chiave Juve. Pjanic chiama Allegri. Il bosniaco, deluso dall'esperienza a Barcellona, ha contattato il tecnico chiedendogli di farlo tornare alla Juve. Max è favorevole all'ipotesi, ma bisognerà trovare una formula giusta per l'operazione. Possibile il rientro in prestito. Ancora a fianco si rimane in casa Toro, Juric ha fretta, Cairo che fai? Ancora sotto si continua in casa Inter, virata a sinistra con Kostic, anche se partirà Hini il rinforzo arriverà sull'altra corsia. E infine poi chiude con Empoli, Dionisi fa gol a tanti, dopo la festa promozione la paura per perdere l'allenatore. Continuiamo andando in Spagna con Mondo Deportivo che titola Killer Kun. Agüero, il primo rinforzo dell'era Laporta, è già blaugrana dopo una firma Express. Il Barça, dice, è il miglior club del mondo e spero di giocare con Messi. Credo che continuerà. Infine le parole di Laporta. La volontà è di rispettare il contratto di Koeman. Spostiamoci infine in sponda Madrid con As, che si concentra sui motivi del divorzio da Zidane e titola Storia di una frattura. Tutto è iniziato in estate. Zidane non ha capito la mancanza di rinforzi. A gennaio, continua, si è sentito impotente di fronte alle informazioni sul suo licenziamento, mai smentito dal club. Infine, decise di partire dopo le critiche interne per il suo allineamento nella partita a Stamford Bridge. Anche per oggi, ragazzi, con questa prima pagina abbiamo finito. Io, come sempre, vi do appuntamento a domani e sempre forza Inter.